Dopo 8 anni la sanità del Lazio è finalmente pronta per uscire dal commissariamento. Sono stati infatti approvati gli atti aziendali che daranno una nuova programmazione sanitaria. Inoltre è vicina l'uscita dal disavanzo sanitario, quindi per adesso tutto procede come la giunta Zingaretti aveva promesso. Vediamo cosa è successo questa mattina. Ce l'abbiamo fatta, lo possiamo dire. Dopo un decennio si approvano gli atti aziendali, cioè la programmazione di ogni ASL del Lazio, e quindi si colpiscono i doppioni, gli sprechi, abbiamo chiamato il feudalesimo della sanità, e cioè le sovrapposizioni, le sacche, le rendite di posizione, e si reinveste sul personale, perché l'obiettivo degli atti aziendali è quello di supportare l'uscita del commissariamento. E questo permetterà da subito la stabilizzazione di 600 precari per avviare la stabilizzazione dei precari in sanità e poi anche la ripresa delle assunzioni. Noi abbiamo il 35% del personale sanitario del Lazio che è oltre il 55 anni, e cioè stavamo condannando un'intera generazione a stare fuori dalla sanità laziale per il commissariamento. Gli atti aziendali, i dati economici che ci sono permetteranno anche una stagione finalmente di riapertura delle assunzioni. 2 anni fa, 24 mesi fa, era un obiettivo, questo è un obiettivo raggiunto e che io credo migliorerà la qualità delle cure nella nostra regione, che è la cosa più importante. Sono state tagliate molte UOC, tanti primariati, questo ha creato molte tensioni, già sono pronti i primi ricorsi, però il piano può essere rivedibile, addirittura ad ottobre ci sarà un secondo tavolo sugli atti aziendali. Ma guardi, tutte le scelte fatte negli atti aziendali e prima nei piani operativi in realtà portano i numeri nel rispetto della legge. Il problema è che prima non si rispettavano né i criteri né le indicazioni a livello nazionale, per tanti motivi. Noi rimettiamo il sistema regionale sanitario dentro un sistema di legalità e di rispetto degli indicatori nazionali, e questo è quello che poi da anni chiede il tavolo di rientro. Voi calcolate che la scorsa settimana il Lazio ha avuto sbloccati i fondi nazionali per 500 milioni del 2011 e 2012 perché non rispettavamo delle prescrizioni che ci venivano indicate, e quindi uno dei punti fondamentali per uscire dal commissariamento è rispettare dei criteri che qui ci sono e che porteranno al 38% di riduzione delle unità operative complesse, ma non perché tagliamo i servizi, ma perché ci sono sovrapposizioni, e fatemelo dire, finirà anche la vergognosa era per cui per un'unità operativa complessa c'era un posto letto, che è proprio la definizione massima, che di complesso c'era poco. E per quanto riguarda la situazione economica, quindi l'azzeramento del debito, il Presidente ha sottolineato. Quello è un obiettivo supportato anche dall'approvazione degli atti aziendali. Sono in corso la definizione dei budget con le ASL, ovviamente con gli operatori accreditati, e sono obiettivi che ci diamo, che puntano a mantenere e a rispettare quell'obiettivo. C'è in molti casi turbolenza perché finalmente stiamo cambiando le cose, e questo comporta anche delle scelte di innovazione che migliorano il servizio per i cittadini e a volte colpiscono o creano discussioni. Però io penso che stiamo facendo proprio quello che bisognava fare, cambiare, migliorare, innovare il sistema sanitario con risultati straordinari, perché nessuno dimentichi i milioni di euro che stiamo risparmiando per il fatto che prima si pagavano le fatture a 254 giorni con milioni di euro che dalla sanità andavano al credito, adesso avendo la tabella dei pagamenti a 60 giorni non paghiamo più interessi, ma soprattutto permettiamo a volte agli operatori di non rivolgersi neanche loro al sistema del credito. Quindi le cose stanno cambiando, e per fortuna però cambiano in meglio. E per quanto riguarda la presunta indagine nei confronti della direttrice della centrale unica degli acquisti, la dottoressa Longo, il Presidente ha così replicato. Ho ricevuto questa lettera, mi sembra chiarito, mi permetto di consigliare a tutti fiducia della magistratura.
che sta lavorando e penso stia lavorando bene. Presidente, finalmente dopo tante commissioni, dopo tanti diverbi anche in commissione, si arriva oggi alla conclamazione. Lazio uscirà dal commissariamento grazie anche al lavoro svolto dalla Commissione Politiche Sociali e Salute, nonostante ci sia appunto il commissariamento e non abbia titolo. Sì, è un lavoro di staff dove tutti quanti abbiamo remato dalla stessa direzione per uscire dal commissariamento. Il Lazio aveva bisogno dell'approvazione degli atti aziendali, che è un punto di partenza fondamentale. Oggi il presidente Zingaretti ha ribadito il traguardo economico del 2014 e del 2015 che ci consentirà nel 2016 di uscire dal commissariamento. Abbiamo il problema del blocco del turnover, abbiamo il problema di una riorganizzazione del sistema sanitario, le carte le abbiamo messe a posto, ora ci serve il personale, perché come diceva giustamente il subcommissario Bissoni, i progetti poi corrono sulle gambe degli uomini. Noi quegli uomini ci occorrono, ci servono per riprogettare un nuovo sistema sanitario. In commissione è stato fatto un lavoro importante, voi avete assistito sempre alle nostre audizioni, c'è stato uno scontro, un incontro, dei chiarimenti, delle uscitazioni da parte dei direttori generali. Questo è l'avvio, perché il percorso della Commissione vuole essere quello di controllare se gli atti aziendali poi hanno una vera aderenza sui territori, se portano dei benefici ai cittadini. Quindi cominceremo già da qui a 4-5 mesi, diamo ovviamente il tempo di strutturare questi atti aziendali sui propri territori da parte dei direttori generali, e tra 4-5 mesi li riconvocheremo in Commissione Politiche Sociali e Salute per verificare esattamente quello che sta cambiando, come sta cambiando e perché, se non cambia, rispetto alle proposte degli atti aziendali. Sappiamo che c'è una finestra temporale ottobre-novembre per riaprire e per rivedere anche gli atti aziendali, quindi anche per cambiarli, per stravolgerli, ovviamente mi auguro su piccole cose. Questo è anche un segnale molto intelligente, si programma, si realizza, se poi le cose non vanno bene si cambiano. Noi siamo in commissione tutti, maggioranza e opposizione, questo lo voglio dire, poi è chiaro che ci sono delle situazioni anche determinate da ruoli politici, ma tutti lavoriamo per un fine ultimo che è il bene comune dei cittadini e soprattutto offrire una qualità dei servizi sanitari che sia di grande livello a tutti i cittadini, sia di quelli di Roma che delle province della nostra regione. Presidente, dobbiamo sottolinearlo, di atti aziendali questa regione non ne vedeva ormai da diversi anni, sia a causa del commissariamento ma sì anche a causa di una gestione un po' forse sbagliata. La cancellazione di alcune UOC in questi nuovi atti aziendali lo testimonia, del resto lo ha detto anche il presidente Zingaretti, c'erano UOC in cui c'era solo un posto letto, quindi basta ai privilegi. Sicuramente molto importante la connotazione invece di questi atti aziendali, a mio avviso, verso le fragilità e verso la sanità territoriale. Senza dubbio. Allora, innanzitutto va precisato che l'atto aziendale è uno strumento di programmazione e quando manca la programmazione, cosa è successa, che è successa purtroppo negli anni passati, si va un po' non in maniera organizzata e quindi ognuno pensa di poter fare il proprio meglio ma senza delle linee guida. Quindi gli atti aziendali nascono da delle linee guida date dalla Regione Lazio e quindi vuol dire programmare, vuol dire anche uniformare alcuni servizi che noi vogliamo offrire ai cittadini. Le famose cose quando si dice e si sente cittadini di serie A, di serie B. Questo, gli atti aziendali servono anche a questo, per evitare che alcuni cittadini possano avere dei servizi e altri neanche magari conoscerli. Fermo restando che poi all'interno della sanità ci saranno dei centri di riferimento ospedalieri, i famosi hub, gli SPOC, esiste questo, ma l'atto aziendale è un indirizzo preciso di come vogliamo che la sanità avvenga nella nostra regione. È chiaro, c'è stata negli anni una difficoltà oggettiva di creare questi presupposti, per noi invece sono fondamentali per cominciare un nuovo percorso, ovviamente.